Ciao ragazze, benvenuti nella seconda parte di prodotti finiti. Se non avete visto il video dell'altra volta, che sempre prodotti finiti, ma la prima parte, andatelo a vedere. Vi faccio vedere la seconda parte del video. Per cui iniziamo. Intanto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e seguitemi su Instagram se non l'avete fatto. Io vi aspetto sempre lì. Se magari il sole collabora un po', mi fa uscire tanta luce, io riesco a farvi vedere meglio i prodotti. Ma così è un po' complicato. Oh, finalmente un po' iniziamo a ragionare. Comunque, se mi vedete sempre con la stessa maglietta, è perché lo sto registrando nello stesso giorno, per cui è inutile cambiare sempre la stessa maglietta. Detto questo, vi ricordo lo stesso ancora che c'è il mio cane che sta dormendo e ovviamente sta russando, per cui sentite qualche fondo sotto. Iniziamo con questo prodotto della Samsil che non deve mai mancare, però questa volta sto iniziando un altro prodotto che vi avevo già parlato e farò un video sui capelli, per cui vi farò sapere sui capelli come, che cosa uso. Per cui per adesso il Samsilk per me non esiste, non so perché, però sto usando un altro prodotto che mi piace molto di più. Comunque vabbè, Samsilk è ottimo come prodotto, ve lo consiglio, provatelo. Questo è balsamo di Ricci, io mi sono trovata bene, li ho sempre comprati e potrei anche ricomprarli di nuovo. Ma essendo che sto usando l'altro prodotto, giustamente non lo uso più. Infatti, come vedete, sono tutte e due uguali. C'era la promozione, ne ho presi tutte e due uguali. Ovviamente ce ne saranno altri di sicuro, per cui ve le farò vedere. E diciamo che non so male, per cui ve lo consiglio. Buttiamo lì tutto per terra. Poi la mia mitica crema di prep, questa non deve neanche mancare, perché mi sono trovata da Dio e aiuta tanto, specialmente se hai la pelle tipo rossa con i puntini eccetera. Io ovviamente, avendo questi problemi qua, grazie a questa crema mi passa tutto. Di 75 ml e praticamente allora adesso ve lo dico, per irritazioni, contro gli arrossamenti da sole, vento e rasatura, praticamente per tutto, anche per punture di insetti, per cui ve lo consiglio perché questa va bene su tutto. Costa 4 euro se non sbaglio, 4-5 euro, ma ne vale la pena e praticamente è per tutto, anche per i bambini piccoli e ovviamente anche per i piedi, sì, per caso. E basta, per cui io la uso per tutto ed è ottima, per cui ve la consiglio. Perché dico per cui non lo so. Comunque questa qua ve la consiglio perché è ottima ed è buona. Ovviamente questa non la posso lanciare perché sennò va a finire che la rompo, siccome è di vetro. Passiamo a questo di Glossip, che ovviamente non ci sa, non è più, non esiste più questa marca. Comunque ho ancora altri prodotti ancora di Glossip che dovrei finire. Comunque questo qua per i capelli, per i ricci, fa praticamente volume, ma non ho trovato tanto risultato, anche perché io non ho i capelli. Sì, da piccola avevo i capelli ricci, adesso ce l'ho un po' lisci, per cui non ho tanto risultato su questo prodotto. Non posso darvi una... Cioè, boh, secondo me non è un prodotto buono per me. Cioè, per cui non ve lo consiglio, anche perché, vabbè, non c'è più questa marca comunque. Poi passiamo... Questi cosa sono? Ah, ok, questi vabbè, sono i campioncini che ho preso quando sono andata in Egitto 2 anni fa, sì, 2 anni fa, dell'hotel,
Sunrise, sono due shampoo e praticamente, vabbè, non è una cosa, cioè non posso parlare di questo prodotto perché sinceramente non ho trovato cose buone, per cui non è che mi è piaciuto tanto, però l'ho voluto prendere all'hotel perché mi piace rubare, cioè non rubare, prendere i campioncini. Quando vai nell'hotel li prendi tutti e a me, io sono felice. Non so perché. Comunque, passiamo a questa, che non devono mancare anche questi. Sono le tavolette di 4 mesi. Questo profumo di... Vabbè, questo è un profumo fresh, qualcosa del genere. Anzi, questo è nuovo perché c'è scritto novità, in poche parole. Ed è questo qua. Io con queste, che sono 4 tavolette che durano 4 mesi, mi trovo bene. Lo uso per il WC e sono ottime, per cui danno un profumo, cioè sono ottime. Tutte le volte che vado a quel sapone compro queste, anche perché costano meno e durano di più. Per cui se non sapete quale comprare, comprate questi perché sono buone. Per me, poi non lo so. Poi passiamo al dentifricio. Dovrebbe essere questo, ok. Allora, Mentadent White System. Questo, protezione smalto. Beh, è un normale dentifricio come gli altri. Non ha una cosa spettacolare, secondo me. Diciamoci la verità, tutti i dentifrici secondo me sono uguali, non cambia niente, cioè forse qualcuno che lo lascia più bianco i denti, eccetera eccetera, ma è così, è un denti, sono sempre dentifrici, per cui vabbè, io l'ho provato e l'unica cosa che non ce la facevo più è di 125 ml ed era talmente grande la 125 ml, talmente troppa che non riuscivo più a finire sto dentifricio. Tutte le volte continuavo a dire, ma quando finisce, ma quando finisce, ma perché dura così tanto? Poi ovviamente 125 ml era bello grande come dentifricio e non ce la facevo più. Infatti poi il mio ragazzo si metteva a ridere perché diceva, ma cosa stai facendo? E non finisce più il dentifricio, va avanti. Cioè io lo metto, sembra che non finisce più. Infatti mi è durato tantissimo. Questo è, posso dire che è vero. Io preferisco le cose che durano di più, perché così almeno le ricompro invece di star lì dietro a dire durano, cioè, di meno. E allora praticamente preferisco quelli che durano di meno che quelli che durano di più, tipo come questo che non finiva mai. Solo questa era la pecca. Poi passiamo a questi, il deodorante spray, perché anche questi mi trovo bene, se andate dall'LD così li trovate, o anche acqua sapone. Questi sono buoni perché lasciano un profumo buono, spruzzate sul bagno, cioè almeno io lo uso di più per il bagno. Ho preso questo qua, musco bianco, e uno a fresco profumo e l'altro alla lavanda, e sono buonissimi. La marca è uguale della prima, e della Deo Spray, per cui sono questi due. Io mi sono trovata bene, costano 80 centesimi se non mi sbaglio, neanche tanto, durano di più, sono 300 ml e direi che sono profumi, cioè profumi, deodoranti, non deodoranti, cioè quello per il bagno, che è una meraviglia, per cui questi qua ve li potrei consigliare perché tanto alla fine li ricompro ancora. Per cui le vedete sempre nei miei video. Mamma mia che casino, comunque. Poi, altro Vidal. Questo è talco liquido della Body Wash. Praticamente. E è normale. Non posso dire niente. È buono come odore. Questo forse fa... forse questo è più buono. Comunque questa è la marca che compra mia mamma, come sempre, ed è buono come marca, per cui non c'è niente da dire, è buono. A me non fa tanto impazzire perché sto ancora trovando un bagnoschiuma adatto per me, perché dipende, la mia pelle è un po',
sensibile, leggera, per cui diciamo che dipende quello che uso. Certi mi fanno irritazione, certi mi viene da grattare, e allora sto trovando uno adatto a me. Poi passiamo a questo, sempre da Glossip, scrub detergente effetto illuminante. Allora sì, illumina la pelle, quello sì, ma non mi ha fatto impazzire, per cui questo è da 150 ml e non è che mi ha fatto tanto impazzire, questo posso dirvi, anche perché è da tanto che non ho usato questi prodotti, non mi ricordo neanche più, però io ve li faccio vedere e niente. Poi ci sono anche le cose, oh mamma quanti trucchi, mamma non finiamo più qua. Nuovo Sunsilk liscio perfetto, capelli lisci senza effetto crespo in un minuto. Non mi ha tanto convinto, questo è quello che è buono perché è una marca buona, ma non è che, a prescindere che costa troppo, questo qua non so se l'ho pagato 6 euro, ma di sicuro è di 180 ml e non è che è un prodotto, boh, secondo me è normale per i capelli. È lo stesso dello shampoo, cioè è buono, ma questo qua non, per il prezzo che ha non è che mi ha fatto tanto impazzire. Per cui. Poi passiamo a questi due prodotti della Garnier e vi dico che la papaya, adesso non mi ricordo più, ok, allora di questi due non mi hanno fatto impazzire nessuno dei due, forse qualcosa la banana. La papaya no, la papaya non mi è piaciuta tanto per il fatto dell'odore che era troppo, non so, troppo pesante forse per me. Per cui diciamo che non era un granché. Allora, come prodotto, quando lo metti sui capelli, te li lascia lisci, morbidi e buoni, diciamo, in poche parole. Per cui è buono come prodotto. Come prezzo è troppo esagerato perché 6 euro... Anche se è 3,90 ml, come prezzo esagerato. Per cui mi è durato tanto. È buono. Preferisco l'altro della Aloe Vera. E non so se ce l'ho qua. No, non so dove l'ho dove l'ho messo. Ah no, forse è dall'altra parte. L'altro mi sono trovata da Dio perché era buono, sia come odore che come prodotto. Questi qua non mi hanno fatto tanto impazzire. Però era diciamo che sono buone. La banana, sì, è buona anche la banana, ma non lo so, non mi hanno colpito così tanto. Io l'ho usati tutte e tre, trattamento senza risciacquo, maschera e balsamo. L'unica cosa che forse mi è piaciuta di più è stato come maschera, che dovevi tenerla per 3 minuti. Trattamento senza risciacquo no, io secondo me l'ho bocciato, e il balsamo così così, anche quello non era male, però diciamo che come prodotti sì, sono buoni, ma diciamo la verità, con il prezzo che hanno non spenderei così tanto solo per dei capelli. Ok, per cui niente, si passerà alla terza. No, ma perché ci sono altri prodotti, ma sono tutti make-up. Per cui quasi quasi lo divido e farò prodotti finiti in make-up, che è più bello. Almeno cambiamo genere di... Vi faccio vedere i prodotti che ho finito di make-up, che sono più... E poi passeremo ai prodotti finiti di Carlita Shop sul sito che li ho presi. Per cui niente, facciamo la terza parte... Come sempre, niente. Allora, siccome è durato tanto questo video, vi farò vedere la terza parte degli altri prodotti, questa volta make up.
Per cui ci vediamo al prossimo video, un bel mi piace, un commentino qua sotto se avete provato queste cose qui. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!